titolare dopo la prima partita contro il Milan e poi l'infortunio, quindi ti chiedo subito le sensazioni. Sono veramente felice, felice io, felice lo staff, felice le mie compagne, bello. Un ringraziamento particolare va alla nostra dottoressa Veronica Petrucci, che mi è stata molto vicino durante l'infortunio, perché non è stato un infortunio banale. Sì, avevo paura che dovevo smettere e dare l'addio al calcio, invece grazie allo staff medico, alle mie compagne, a tutto lo staff tecnico, sono riuscita a rientrare entro l'anno e sono felicissima di essere rientrata con questa grandissima vittoria. Si chiude una settimana con 3 impegni, 3 vittorie, come è stato dal punto di vista fisico anche del gruppo? Siete apparse bene insomma in campo? Bene, bene, perché chi è subentrata ha dato una grossissima mano alle ragazze che magari hanno sempre giocato, e soprattutto va un grande merito va a Manuela Coluccini, che oltre al grandissimo gol che ha fatto è sempre una ragazza che si mette sempre a disposizione dei coach e delle compagne, lavora sempre al massimo e si fa sempre trovare disponibile e pronta, e oggi l'ha dimostrato. Siete arrivati a 4 vittorie consecutive dopo le 2 sconfitte contro Florenza e Juve, è scattato qualcosa nel gruppo, cosa è cambiato? È cambiata la consapevolezza che nessuna partita è semplice e non possiamo sottovalutare nessuno, e se vogliamo raggiungere grandi obiettivi dobbiamo stare sempre concentrati al massimo in tutte le partite, e soprattutto l'approccio alla gara è fondamentale. Ecco, si chiude la prima parte di stagione, no? Perché l'ultima partita del 2019, tempo di primi bilanci, cosa è andato e cosa si può fare di più? Si può fare di più, si può sempre fare di più, dobbiamo cercare di maturare per cercare di competere con le grandi squadre come per esempio la Juventus, e però piano piano stiamo acquistando una consapevolezza nel gioco, nella corsa, nell'essere gruppo e squadra, che penso presto, spero presto, ci porterà ad altri livelli. Nel 2020 Pipitone cosa chiede? Un trofeo, me lo auguro per chiudere in bellezza la mia carriera. Vedremo. Si avvicina la pausa, c'è una squadra che ti ha colpito in positivo e una magari in negativo con un occhio alla classifica? Guarda, non è una squadra che mi ha colpito, ma ha colpito il campionato, che è un campionato equilibrato, sia sopra che sotto, siamo tutte lì vicine a 3 punti, a 6 punti, e quindi mi ha stupito e sono contenta perché si è lavorato tanto per poter alzare il livello di questa Serie A, e quindi mi hanno stupito più o meno tutte. E in Coppa Italia tutti pensavano che avresti incontrato il Verona al turno successivo, e invece non è così. Sì. Ve l'aspettavate? No, non ce l'aspettavamo, perché è normale che uno pensa che la squadra che gioca in Serie A passi magari il turno rispetto a una squadra che gioca con una categoria sotto, però non bisogna appunto per questo non bisogna sottovalutare niente. Cosa farà queste vacanze Rosalia Pipitone? Tornerò a casa da mamma, sorella, nipote, papà e tutti quanti. Grazie. Grazie a voi.